Ma ben trovati amici, si è appena conclusa la presentazione ufficiale della Pistoiese per la prossima stagione 2012-2013. Come sapete ormai ogni squadra ha il proprio top player, noi Pistoia Sport abbiamo come top player Antonio Zinaldi. Buongiorno Antonio. Sì, proprio siamo arrivati. Comunque buongiorno a voi. Dunque, sì, c'è stata questa presentazione un po' movimentata, poi avete modo di leggere negli articoli vari della nostra redazione i motivi per i quali è stata questa presentazione un po' movimentata. Parecchi giovani, molti giovani, qualche giocatore esperto, qualche cosa ancora che arriverà. Vero, come ha detto il Presidente, ancora mancano due o tre giocatori che arriveranno nei prossimi due, tre, quattro giorni, sono all'inizio del ritiro, per dare un po' più di fosforo, dare un po' più di forza a questa squadra che sta nascendo, almeno le premesse sono sotto buon auspicio. Senti Antonio, ma non è un mistero che quest'anno questo pre-campionato è un po' partito in sordina, ecco, te anche da questo incontro che sensazione hai? Ne hai visti tanti di sì. Beh, dunque, rispetto allo scorso anno c'è stato, sulla falsa riga dello scorso anno, un po' qualche cosa di ridimensionamento, anche se il Presidente ha detto che chiaramente sogna ancora la vittoria, ma lo scorso anno partimmo troppo lancia in resta, troppo convinti di fare quello che poi purtroppo non fu fatto, e quindi anche questo piccolo ridimensionamento, pur aspirando sempre a traguardi alti, mi è piaciuto. Come mi è piaciuta anche questa presentazione fatta un po' all'americana, anche per segnalare, stigmatizzare quelle che erano state prima le polemiche che c'erano. Prima di lasciarci volevo però sottolineare un aspetto. Ne ha parlato l'assessore Mario Tucci, poi è venuto fuori anche da un intervento di tifosi, la questione è stadio, arriveremo alla fine questa di Tucci, ma l'interesse di tutti chiaramente è che venga risolto. Però questo è chiaro. Degli impedimenti anche oggettivi, la sensazione. Sì, dunque, che il miracolo, fra virgolette, che è stato fatto è stato quello di far sì che la Pistoiese potesse giocare anche quest'anno allo stadio Marcello Melani, pur con una capienza molto ridotta, infatti 3.000 spettatori, con la chiusura della curva nord, la chiusura ormai storica della gradinata, fanno sì che chi arriverà a vedere la Pistoiese vedrà all'inizio uno stadio parzialmente deserto. Speriamo che nel corso dell'anno questi lavori possano aver luogo in modo tale da poter dare nel tempo anche un'agibilità superiore, quella che poi dovrebbe portare un altro anno, anche alla barba della scaramanzia, alla serie professionista. Bene, allora per oggi è tutto, un saluto da Pistoia Sport qui in comune, la Pobagli e Antonio Zinaldi, e a presto.